Questa che sembrerebbe una caldaia murale in realtà è l'unità interna di una pompa di calore del tipo aria-acqua che sfrutta come sorgente di calore ambientale l'aria esterna. Lo vedremo poi sulla macchina all'esterno. Questa macchina è in grado di trasferire energia termica da un circuito a gas refrigerante e in particolare alla sezione condensante interna al circuito ad acqua di alimentazione del riscaldamento a pavimento di questa abitazione. Durante tutto l'arco della stagione invernale questa macchina produce acqua calda per l'impianto a pavimento che non va mai oltre una temperatura di circa 28-30 gradi. In questa maniera riusciamo ad ottenere anche in condizioni climatiche esterne molto rigide un coefficiente di resa della pompa di calore molto alto. È provvista di regolazioni climatiche a bordo e quindi automaticamente in base alle condizioni di temperatura esterna è in grado di adeguare la temperatura di mandata dell'acqua nell'impianto migliorando l'efficienza che è un rapporto tra l'energia elettrica consumata e il calore reso. Questa macchina è in grado durante la stagione estiva anche di funzionare in modalità refrigeratore, quindi tramite un'inversione di ciclo del ciclo frigorifero questa macchina è in grado di produrre acqua refrigerata ed è in grado quindi di sopperire a quella piccola richiesta di raffrescamento estivo che questa casa ha. Come vedremo infatti la casa è dotata di un impianto di raffrescamento a pavimento abbinata ad un sistema di deumidificazione che consente di attenuare leggermente le sovratemperature estive che si possono verificare poi in genere durante un mese all'anno che tipicamente è luglio. Il maggiore nemico in questo caso in realtà non è il calore ma è l'umidità ambientale che verrà trattata con un sistema che vedremo. Questa è l'unità esterna della pompa di calore aria-acqua che provvede al riscaldamento dell'intero edificio e alla produzione dell'acqua calda sanitaria. Questa unità è un'unità che recupera calore dall'aria esterna, quindi grazie al ciclo frigorifero, ed è in grado di funzionare con ottime rese anche con temperatura dell'aria esterna molto fredde. In questa località durante l'inverno si raggiungono temperature di meno 8 e meno 10 gradi, in quelle condizioni la macchina è in grado comunque di sottrarre quel po' di calore che c'è nell'aria a quelle temperature, aspirando dell'aria ambiente a meno 10 e espellendola a temperature anche dell'ordine dei meno 20 gradi. Questo salto termico che la macchina è in grado di recuperare dall'aria viene poi restituito alla sezione condensante del ciclo frigorifero nella macchina che sta all'interno della centrale tecnologica della casa. In questa maniera la macchina è in grado su base stagionale, grazie anche ad un sistema di variazione della velocità del compressore, è in grado di avere delle efficienze, quindi dei COP, superiore al 4. Questo acronimo COP, che significa Coefficient of Performance, è un numero che rappresenta qual è il rapporto tra l'energia termica resa agli ambienti da questa macchina e l'energia elettrica consumata, che alla fine è quella che grava sulla bolletta dell'utente. Beh, in questo caso la macchina su base stagionale, quindi durante l'intero inverno, per un kilowatt di energia elettrica consumata è in grado di produrre 4 kilowatt di energia termica. È stata posizionata in quel punto perché ci troviamo in questo momento a nord, il sole sorge di qui ad est e quindi nel momento più critico per la casa che è la mattina questa unità è colpita dal sole e quindi diciamo aiutiamo lo scambio termico con l'aria esterna proprio dalla parte più importante. La mattina questa macchina viene colpita dal sole, in questa zona quindi si forma una zona d'aria a temperatura maggiore e la macchina ha delle rese ottimali in queste condizioni. Questa stessa macchina accoppiata con l'unità interna provvede anche al raffrescamento degli ambienti durante la stagione estiva ed è lo stesso oggetto che provvede quindi allo smaltimento del calore in esubero estratto dalla casa verso l'esterno. Le due macchine, unità interna e unità esterna, possono essere viste un po' come il ciclo frigorifero
che sta all'interno dei frigoriferi per la conservazione degli alimenti. E cioè immaginatevi che durante l'inverno questa unità esterna sia la cella del vostro frigorifero e invece l'unità interna sia quel radiatore nero che sta dietro la schiena del frigorifero. Ebbene, noi sottraiamo calore dall'aria esterna durante l'inverno e lo restituiamo all'interno degli ambienti, cioè il radiatore del nostro frigorifero per la conservazione degli alimenti è dentro la casa. Viceversa, d'estate questa macchina funziona esattamente come il frigorifero, invertendo però le parti, e cioè la casa diventa la nostra cella frigorifera e la parte esterna invece è la parte che sta dietro la schiena del frigorifero e smaltisce calore verso l'ambiente esterno. Tutto questo con un sistema ovviamente molto più evoluto di quello di un frigorifero, con compressori a velocità variabile e dissipazione termica con ventilatori anch'essi a velocità variabile. Questa casa è equipaggiata con un sistema di raffrescamento estivo di nuova concezione che è costituito da due sistemi. Il primo è il pavimento radiante che durante la stagione estiva diventa freddo, viene raffrescato leggermente e si occupa di smaltire la quota di calore sensibile che viene prodotta all'interno degli ambienti o che negli ambienti entra per causa di irraggiamento esterno. Per quanto riguarda invece la funzione deumidificante, che forse è quella più importante, viene affidata a oggetti come questo che provvedono a trattare l'aria interna degli ambienti, aspirandola e deumidificandola senza farne cambiare sostanzialmente la temperatura. All'interno di questo apparecchio c'è un compressore con un ciclo frigorifero. L'aria dapprima attraversa una batteria di saturazione, dopo una batteria di deumidificazione e infine viene scaldata. Voi direte strano, viene scaldata in estate quando abbiamo bisogno di raffrescamento, però lo scopo di questo apparecchio è quello di fornire semplicemente la quota parte di deumidificazione che serve agli ambienti, quindi la percezione di raffrescamento che si ha con un impianto del genere è di avere una superficie fredda sotto i piedi, che è il pavimento, e avere un'aria sempre costantemente mantenuta secca su livelli di umidità intorno al 55-60%, il che fa percepire un livello di raffrescamento e un comfort eccellente anche durante la stagione estiva. Questo sistema è un sistema anche dal punto di vista energetico molto efficiente, perché il sistema a pavimento radiante, quindi con una grande superficie raffrescata, consente di utilizzare dell'acqua refrigerata ad una temperatura non bassa, non molto fredda, intorno ai 15 gradi. La produzione di acqua refrigerata a queste temperature non fredde produce un aumento sensibile di efficienza della macchina frigorifera, che è poi la stessa pompa di calore che si occupa del riscaldamento invernale.